e ad essere ricevute dal Papa anche le associazioni degli agricoltori vittime di usura. I dati della Guardia di Finanza dicono che le indagini sul fenomeno sono aumentate del 19% rispetto all'anno scorso. Ce ne parla Matteo Parlato. Questa mattina siamo stati in Vaticano, abbiamo portato con le fondazioni antiusura la voce della crisi nelle campagne, abbiamo ascoltato parole importanti da parte del Papa che ha sottolineato il valore immorale di quello che sta accadendo intorno alla crisi nelle campagne, non solo, ma anche nelle città. Ora vorremmo sentire parole altrettanto importanti dalla politica. Soprattutto vorremmo capire se le decisioni istituzionali e politiche vanno nella direzione di restituire agli agricoltori il diritto a produrre, garantendo reddito e insediamento sul lavoro sul territorio, e ai cittadini il diritto al cibo con un prezzo giusto. Io stamattina ho preso una spremuta di arance pagandola 3 euro. Io, essendo produttore di arance, li vendiamo 10 centesimi chilo. Crisi e usura, che risposte vuol dare la politica a questi agricoltori? La politica è in questo momento traballante, sembra non aver compreso il rischio che queste persone quotidianamente corrono, dal momento che queste persone hanno nel corso degli anni impegnato molto più di quello che potevano perché gli era stata prospettata una via d'uscita quasi dorata. E gli usurai ne hanno ovviamente goduto a man bassa. E la cosa che più dispiace è che la politica italiana sembra essere assolutamente assente, sembra non sapere, sembra non conoscere, e invece io ritengo che loro debbano avere degli interlocutori, debbano avere degli interlocutori privilegiati, nel senso che comunque interlocutori all'interno delle istituzioni che possano dare delle immediate risposte concrete attraverso atti legislativi.